Appassionati di basket, gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Palabasket Nando De Leo, dove è appena terminata la gara tra Olimpica e Adria Bari, vinta dagli Ofantini 82-73. Siamo in compagnia del coach dell'Olimpica, Antonio Russo. Coach, complimenti per questa vittoria, serviva una risposta importante dopo la sconfitta contro il Foggia, e una risposta importante è arrivata e soprattutto sono arrivati 2 punti. Ecco, bravo. Alla fine erano i 2 punti quelli che contavano, al di là del discorso di giocare bene, giocare male non faceva testo, ma bensì bisognava prendere 2 punti per la classifica. Ci siamo riusciti, alla fine i ragazzi hanno stretto i denti e in effetti si è vista la voglia di portare a casa questi 2 punti. Al termine di questa partita uno dei dati importanti sono gli 83 punti segnati contro la miglior difesa della Lega, che era quella dell'Adria Bari. Mi fa piacere perché questo non lo sapevo, avevo visto tutto, mi ero un pochettino aggiornato di tutta la situazione, ma non sapevo che fosse la migliore difesa. E si vede che siamo stati bravi, nonostante che il primo tempo non abbiamo avuto queste grosse percentuali, abbiamo regalato tanti punti che sembravano già fatti e la palla che non riusciva ad entrare, però a questo punto non mi dispiace. A livello tecnico ha inserito alla fine del terzo quarto e ha usato per tutto il quarto quarto 2 play, Triglione e Romano. Può essere questa una delle chiavi future per i successi dell'Olimpica? Sì, è una, diciamo che è una soluzione che noi abbiamo ed è, a me piace e va sfruttata. Chiaramente portano molta difesa, molta velocità, nello stesso tempo mantengono un ritmo abbastanza caldo. Archiviata adesso questa vittoria, comincia già forse da oggi una settimana importante che si chiuderà domenica con il derby, sarà il suo primo derby, quali sono le sue sensazioni, il suo stato d'animo? Io affronterò questa partita, questo derby con la tranquillità più assoluta, è quello che devo cercare di trasmettere ai miei ragazzi, perché noi non abbiamo niente da perdere, ma loro sì. Spesso si dice i derby non si giocano, si vincono, ecco, quanto sarà importante riuscire a sminuire un po' nei giocatori quell'attesa, la tensione per questa partita che è comunque sentitissima? Te l'ho appena detto, cioè noi ci prepareremo al meglio per affrontare questa situazione, essendo un derby è sempre tutto un punto interrogativo, non si vede né la classifica né nel valore in campo dei giocatori, ma bensì l'agonismo è quello che sicuramente prevale. Ok, grazie coach, complimenti, in bocca al lupo. Siamo con Antonio Carulli dell'Adria Bari. Antonio, avete espresso un'ottima pallacanestro per più di 3 quarti, purtroppo è arrivata questa sconfitta, cosa è mancato per uscire dal parquet con i 2 punti? Allora, purtroppo noi siamo una squadra giovane e quindi in alcuni casi ci facciamo prendere un po' dalla situazione e tutto. Purtroppo ci manca quell'esperienza che non deve essere un alibi, ma deve essere qualcosa per farci migliorare giorno dopo giorno. Solo che per adesso, sempre negli scontri più importanti, questa cosa ci ha penalizzato. Sì, questa è una brusca frenata in chiave playoff, era uno scontro diretto. Che peso ha questa sconfitta per voi della Adria Bari? È molto dura accettarla questa sconfitta, perché comunque avviene, come hai detto tu, era uno scontro diretto molto importante. Però da martedì dobbiamo lavorare duro e ritornare a vincere, perché le sconfitte devono servire solo a migliorare e a tornare a vincere, non si può continuare a perdere. Nonostante la sconfitta, a livello personale quanto sei soddisfatto della tua prestazione? Hai messo 27 punti al referto, 5 triple, un buon bottino insomma. Sarebbe stato meglio se questo bottino avesse permesso alla mia squadra di vincere, però cioè, sono contento e allo stesso tempo deluso per il semplice fatto che non abbiamo vinto. Come hai già ricordato tu, il vostro è un progetto giovane, ecco, qual è il vostro l'obiettivo che vi prefiggete nel gruppo? L'obiettivo è quello di migliorare sempre e comunque cercare di arrivare ai playoff quest'anno. Una volta arrivati ai playoff, da lì parte un altro obiettivo, cercare di arrivare più lontano possibile. Per chiudere, quanto saranno importanti i 2 punti in palio contro il fanalino di coda a Brindisi nella prossima gara? Saranno importanti. Prima di tutto non dobbiamo sottovalutare la squadra. Secondo, dobbiamo vincere, anche perché in casa, e quindi saranno fondamentali. Appunto perché, come ho detto prima, dopo una sconfitta si bisogna per forza vincere, non si può continuare a perdere. Ok, grazie Antonio, in bocca al lupo.